Un testimonial d'eccezione per la campagna contro le truffe agli anziani, Lino Banfi, nonno libero della televisione italiana. L'Arma dei Carabinieri in questo periodo rivolge particolare attenzione ai soggetti più fragili, gli anziani. Già da tempo l'istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle truffe, un fenomeno sempre più diffuso e attuale anche in provincia dell'Aquila e nel centro Abruzzo. La scelta del nonno in Italia è stata ispirata dall'esigenza e dal desiderio di avvicinarsi ancora di più agli anziani, con l'intento principale di trasmettere in modo diretto ed efficace consigli utili a tutelarsi dai raggiri. Per questo l'attore ha subito aderito all'invito dell'Arma dei Carabinieri. Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Ecco, vedi, questo invece è Nunzia, abita vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era dalla figlia, doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano. Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. È quello che dico io. L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi, chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh?